Assemblate soci della Ruzzo Reti, quest'oggi sono presenti i sindaci, non tutti i sindaci, e per presentare insomma, il bilancio previsionale e il piano industriale, legato piano industriale. Sì, due documenti di programmazione importantissimi. Ogni 3 anni queste società sono tenute ad elaborare un piano industriale che noi abbiamo regolarmente inviato ai sindaci qualche mese fa. Oggi è stato esaminato nei suoi punti più importanti insieme al bilancio di previsione, di cui sono parte integrante. Numeri positivi, numeri che proiettano l'azienda verso un percorso sempre più virtuoso. Assistiamo a una importante diminuzione dei costi per servizi, quindi costi per manutenzioni, per consulenze, per analisi. Assistiamo a una diminuzione costante dei costi del personale, che nel bilancio di previsione vengono indicati come 700.000 euro in meno nel solo esercizio 2022, a cui si aggiunge il 500.000 già economizzato nei 2 anni precedenti. Tutto questo a parità di un'ottima qualità dei servizi che ha visto la Ruzzo Reti protagonista dell'estate, senza alcuna problematica di carenza idrica, con un'ottima qualità delle acque di balneazione, quindi una grande cura sia agli aspetti dell'acqua potabile che a quelli della depurazione. Ci proiettiamo verso un bilancio di esercizio, chiusura 2022, che dovrebbe addirittura portare a una diminuzione tariffaria, una diminuzione importante nell'ordine del 10%, tutto questo a testimoniare il percorso virtuoso che la governance della Ruzzo Reti ha messo in atto negli ultimi 3 anni. Ecco, si arriva a questo risultato grazie alla governance. Come si arriverà al 2023, quindi la prospettiva del 2023 per la Ruzzo Reti? La Ruzzo Reti continua a intervenire sugli annosi problemi che ha ereditato, quindi la diminuzione costante dei debiti, che ricordiamo essere diminuiti di oltre 10-11 milioni negli ultimi 3 anni, la diminuzione dei crediti, l'ottimizzazione dei costi del personale, tutto questo sempre, come dico io, mantenendo inalterata la qualità dei servizi. Queste aziende nascono non per fare profitto, ma per fare servizi per il territorio, al minor costo possibile. Questa è la filosofia che abbiamo messo in atto nei 3 anni di governance di questa società. Per quanto riguarda poi tutte le polemiche di questi anni con anche le assunzioni, le non assunzioni, gli interinali, ecco, a questo punto anche lì abbiamo razionalizzato. I numeri parlano chiaro, tutto il resto è politica, quindi si entra in un campo che non appartiene alla mia direzione, però i numeri di bilancio sono numeri incontrovertibili, sono stati letti da sindaci, esperti, amministratori, e quindi diciamo che il discorso inizia e finisce dove partono i numeri.